Un caro saluto a tutti voi amici di Country Live, benvenuti in questa splendida location. Io sono al Mondelli Stable, qui in questa giornata un po' particolare perché è la giornata dedicata al Dobro and Friends. Dobro è uno storico gruppo country, in realtà si chiama Dobro Country Rock Band e ovviamente sono tutti qui, bellissimi, meravigliosi, con le loro camicie. Vi presento Eugenio, che è praticamente po' il capo di questa band, che ci racconterà. Innanzitutto ce li presenti tutti, Eugenio, no? Molto volentieri. Tu dici capo, non è vero, noi siamo tutti molto amici e non c'è un capo all'interno della nostra band. Allora, i Dobro hanno avuto dal 79 tante trasformazioni. Questa band ormai direi che da un paio di anni si è stabilizzata con questi elementi e li presento uno a uno. Sono dei grandissimi professionisti, tutti, ad eccezione del sottoscritto che ancora si può permettere di suonare per hobby. Loro lo fanno tutti praticamente di mestiere. Alla mia sinistra Marco Tedeschi da Vignola, alle tastiere, pianoforte Hammond, un bravissimo e con molta esperienza suonatore di tasti bianchi e neri. Bianco-neri. E qui non si capisce bene, vero? Poi qua abbiamo il più lontano di tutti, lui viene dal Piemonte, viene da Biella e è incredibile quanto questo ragazzo, perché di ragazzo si tratta, il più giovane forse assieme a Gregorio, si fa chilometri a palate per venire a suonare con i Dobro. È uno dei, forse il migliore chitarrista di musica country, senza dubbio, è forse uno dei migliori chitarristi d'Italia, Andrea Cesone. E qui l'ovazione. Qua c'è il saggio del gruppo assieme a Marco. Loro sono quelli seri, quelli che ci tengono tutti a bada, che ogni tanto aspettano a parlare, poi quando te la mollano lì la frase te la dicono che rimbomba. Paolo Pizzi da Casalecchio di Reno al basso. E lui è il giovanotto del gruppo, è arrivato, sì, è più giovane di te, Andrea. Ma nemmeno, quindi è diventato il più giovane Andrea addirittura. Però non so, l'ho sempre presentato come il più giovane del gruppo, anche perché con questa bella codina di cavallo che tiene sempre. No, lui è un grande batterista. Suona per lui il country, lo fa con una mano dietro la schiena, perché lui è un suonatore di jazz, fa cose molto più difficili di quello che fa con noi di solito. E ogni tanto manca qualche stop, però devo dire che in realtà grande batterista Gregorio Ferrarese da Parma. Maurizio Panizza, chitarra elettrica acustica. Lui è l'ultimo rimasto della formazione originale dal 1979. Lui era nei membri che hanno formato la band nel 79. Poi ci sono state, non stiamo a raccontare tutta la storia di Dobro, che è molto lunga, molto lunga. Diciamo che io sono la seconda generazione, poi vengono i ragazzini della terza. Comunque lui viene da Luzzara, in provincia di Reggio, che era un po' l'origine dei Dobro, era qua Stalla, la zona del Reggiano. Adesso ormai non ha più un'origine, siamo principalmente emiliani, ma Biella, veniamo da tutte le parti. Da ogni dove vi accomuna la passione per il country. Decisamente sì, decisamente sì. Presentami l'ultimo soggetto qui. Speravo che tu non me lo chiedessi. Mi permesso, l'ultimo soggetto qui. Ho fatto di tutto per evitarlo, speravo che non me lo chiedessi, ma visto che mi costringi. No, sai, non tutte le ciambelle escono col buco. No, sono dovuta venire a Udine per incontrare uno di Ravenna, non ci posso credere. Sì, ecco, Steve, come anzianità aziendale, Stefano è il più giovane in effetti, tutti gli effetti, perché lui è entrato nei Dobro 2 anni fa. Direi che con l'ingresso di Stefano la band ha avuto un salto qualitativo notevole con tutti gli altri, ma dal punto di vista vocale, prima eravamo una buona band, adesso lui ha portato un timbro vocale che a noi mancava e la possibilità di approcciare alcuni artisti del country che prima non avremmo potuto interpretare. Lui è un bravissimo romagnolo, bravissimo chitarrista e mandolinista, e da 2 anni con noi, Stefano Sirotti da Ravenna, come hai detto. Devo dire che comunque per me la cosa più bella del mondo rimane sempre il cappelletto. Scherzando, è sempre una diatriba, uno scherzo che facciamo io, Eugenio, dal vivo. No, non so se l'ha sentito, ripeti. Sì, è che essendo romagnolo bisogna che tengo alto l'onore del cappelletto con tutti questi emiliani che ci sono qua con me, insomma, diciamo che poi dopo ci sono tutte le sue diatribe, non diatribe, cappelletto con la carne, non con la carne, con lo romagnolo, col formaggio, ed è fantastico. Bravissimo. L'altro bravissimo. È altrettanto buono, solo che noi siamo un po' così, ci punzecchiamo dal nord al sud, ecco. Però lo facciamo in modo
modo comunque molto sportivo, dai, quindi. Molto gioviale, grazie a te.